Anche quest'anno, tra il divertimento dei bambini e la soddisfazione dei genitori, il Centro Ippico Madonna delle Grazie ha organizzato su varie categorie, dai primi passi ai cavalieri più esperti, la festa del sociale di settembre. Dai! Ce l'ho fatta! Mi aiuti! Che è? Io sono pure te! Dai! L'aiuto a salire, però, Osvaldo? No, si metti bene la sella! No, ma qua io sto pesando. Ok. Ma non c'è la bella quando... Oh, è salito. Avanti. Okay. Io in quale scuola sto? La lingua mettete. Io in quale scuola sto? Vai. Veronica, anche lei ha iniziato sui pony. Sì, con pioggia. Allora, vai. Ci siamo conosciute che lei ne aveva 4, io 5. Eravamo piccoline. Stellina è più o meno uguale. Leonardo, quanti anni ha Stellina? Lo sai precisamente? No. No. Oh, guarda. Dai, dai, dai. Almeno oggi impegnati un pochino. Brava. Valerio su pioggia e Caterina su Stellina per secondi, ok? Pronto tu per secondo? Ok. Nicola. Ah, sì. No. Sì. Dai, allora facciamo una cosa. Quanti anni sono che frequenta il centro? Beh, da parecchi anni, da quando sono piccola, circa 15 anni, via. E attualmente fa ancora attività sportiva? Sì, sì. Facciamo quasi una gara al mese. Che categoria farai oggi? Penso l'80. Bene, siamo pronti. Alessandra invece anche oggi parteciperà al sociale con un nuovo cavallo, un puledro, anche lei. E che cosa ci dici? E niente, spero che vada bene. Oh, eccola così. E ce la metteremo tutta, bene. È molto tempo che vai a cavallo? Sì, circa 9 anni. Ma fai gare anche? Fermo, mangiamo. Fai anche gare? Sì. Bene. Passavo ogni volta per andare a casa mia qui davanti e quindi mi dicevo un giorno vuoi provarci e alla fine da un anno lo faccio, faccio equitazione. E noi ormai da 20 anni, dal 99, la seconda settimana di settembre organizziamo questa festa per tutti i ragazzi, noi lo chiamiamo sociale. Sociale perché tutti i tesserati del circolo sono invitati a partecipare, dimostreranno quello che hanno imparato facendo scuola di equitazione e niente, ci divertiamo, musica, battute, sketch. Oggi, quest'anno in particolare, ci sarà una festa anche per gli ippogenitori. Faranno una garetta nel pomeriggio dedicata a loro e vediamo che cosa combineranno. Adesso sta per entrare Caterina, accompagnata da Vittoria e da Nicola. La nostra è quella più piccola, la nipote. Taglia, taglia, vai via quello bianco, che arriva Vittoria. Passo Vittoria, che c'è lo staffa. Lei aveva interesse ai cavalli, abbiamo provato a portarla qui e ci viene volentieri. Gli piace curare i cavalli, spazzolarli. E Alessio ha iniziato per caso, perché un giorno dice voleva provare a venire a cavallo, poi è nata una passione, è nato uno sport, ha lavorato tanto perché veniva, era piccolo, puliva il cavallo, lo sellava, andava, è stato bello qui. Per noi pure, siamo stati sempre qui, sempre vicino a lui, ma adesso lui c'è il lavoro, però veniamo qua. Però il cavallo ce l'ho uguale, la passione non è andata via. Secondo voi serve come educazione proprio il ragazzo? Certo, serve,
perché c'è il rispetto anche degli animali. Che... La prima cosa è il rispetto per gli animali, farlo sta bene, preparare da solo il cavallo senza che nessuno ti aiuta, ripulirlo subito dopo la lezione. Quando stai in vacanza pensi sempre a lui, perché il cavallo non può stare da solo senza che nessuno fa niente. Ci deve essere sempre qualcuno che lo muove, c'è sempre un pensiero. E poi il rapporto pure con tutto il centro, il rapporto che c'è con ambiente sano, con altre persone, altre realtà, comunque ci sono, diciamo, qua ci sono famiglie, ragazzi di varie estrazioni sociali. Sono diventati grandi insieme. Sono diventati grandi, un gruppo tutti insieme. Gli è servito molto per la vita, credo. C'è molta responsabilità, diciamo. Già dall'anno scorso che frequenta il corso. Soddisfatto? Sì, sì, soddisfatto, è un bel ambiente, un bel clima. E lo consiglio a tutti i genitori. Pensiamo che sia una cosa che possa essere trasmessa anche ai figli, in maniera tale da trasmettere qualcosa di positivo, perché da questa esperienza c'è solo da prendere cose buone. Ed ecco così che da una chiacchierata con i genitori, al di là dell'aspetto ludico, emerge la struttura portante di questo sport. E eccoli, verso la linea finale. Bello. Vai. Vai col cavalletto, vai col cavalletto, e salto e taglio la linea di traguardo. Il senso di responsabilità, l'empatia, la gentilezza, l'autodisciplina, la pazienza, il rispetto di sé e l'importanza del lavoro per raggiungere i risultati. Questi sono solo alcuni degli obiettivi raggiunti grazie all'equitazione, senza però dimenticare il miglioramento dell'attenzione, utile anche per la scuola, e l'esercizio fisico con l'attività di grooming, che letteralmente vuol dire governare. Sei pronta? Sì. Emozionata? Sì. Ah, vabbè. No. Le gare proseguono. Gira. Dobbiamo fare l'ultimo. Hanno dimenticato un ostacolo e devono tornare indietro. Questa è una battaglia, il campo di battaglia. Ecco l'ultimo, un grande applauso. Grandissimo. Bene, con 5 tiro. Sotto la tettoia, riparo dal sole, si preparano le medaglie per la premiazione. È anche ora di cambiare il pannolino ad Alessandro, che nel frattempo ha fatto la pupù. Il papà non si tira indietro, ricevendo il plauso dei presenti. Cade, vieni.
Simona, qua. Si sta facendo tardi, ma la fila davanti al chiosco dei panini non cenna a diminuire. Maria Teresa e Massimiliano fanno quello che possono per soddisfare i presenti. Dedicata all'equitazione è terminata con la gara tra genitori e la premiazione della coppia vincente. Si sono dimostrati più veloci, più dinamici e più precisi nel sociale 2019. Allora, se... dove sta cavaliere? Signor Claudio, infatti. Signor Claudio manca. Esatto. Complimenti al trio! Vado!